Nella nostra prima puntata alla scoperta dei luoghi e persone dell'Italia segreta, vi porterò in Trentino, nel cuore delle Dolomiti. Partiremo da San Martino di Castrozza, dove ci inchineremo davanti all'eleganza e alla maestosità delle vette del gruppo delle Pale, per camminare poi tra gli abeti della suggestiva foresta dei Violini, nel Parco Naturale Paneveggio. Dormiremo in alberghi a basso impatto ambientale e mangeremo in malghe ad alto tasso di piacere. E sarà lo scario della magnifica comunità della Valle di Fiemme a raccontarci come si faccia a vivere da più di 1000 anni in armonia con montagne così speciali da essere consacrate dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Le Dolomiti, signore e signori. Non sono montagne qualsiasi, vanno presentate con tutti gli onori, come si conviene a una diva. Ehi, non sto parlando di me, parlo di loro. Il nostro primo viaggio comincia da San Martino di Castrozza, cuore del Circo Bianco Trentino. Un continuum di piste e manti innevati, serviti dal più grande carosello delle Alpi, il Dolomiti Super Ski, con 1200 km di piste che uniscono 12 zone sciistiche, tra cui Val di Fassa, Val di Fiemme e San Martino di Castrozza. Ma non sono solo i chilometri di piste che non finiscono mai. Qui la vera differenza è la natura che ti circonda. Siamo a quota 2000 metri, all'arrivo della cavinovia che da San Martino ci porta a Colverde. Ci manca l'ultimo tratto in funivia, fino ad arrivare a quota 2700 metri. Un volo di 800 metri sospesi nel vuoto, in quello che fu definita la più ardita funivia d'Europa. Facciamoci coraggio e andiamo. La funivia Rossetta viene inaugurata il 12 agosto del 1957. All'epoca sembra un'impresa impossibile, tanto che è salutata su tutti i giornali con titoli a 9 colonne. In pochi giorni San Martino diventa la capitale della vita mondana. Poi negli anni questo onore passerà a Cortina. Ma se spariscono le luci della dolce vita, non potranno mai sparire le vette di queste montagne.